Ternanatime.com, il sito per sapere tutto sulla Ternana. Editoriali, notizie, approfondimenti, conferenze stampa e trasmissioni in diretta sui social e sulla Smart TV con la partecipazione di ospiti qualificati. Ternana Time e Ternana News, due realtà editoriali che operano in sinergia per soddisfare la tua voglia di fare. Bene, buonasera, eccoci qua. Ciao Fausto, buona serata. Buonasera a tutti. Ternana Time per questo appuntamento del martedì sera. Io non so perché la notifica su Facebook praticamente non parte. E quindi magari va a penalizzare un po' quello che è il nostro ascolto, però facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e poi iniziamo a parlare di questo Genoa Ternana, il nostro focus su Genoa Ternana, Fausto, un attimo solo di pubblicità. Quindi possiamo iniziare però la nostra chiacchierata con Fausto Borgia, il consueto nostro interlocutore appunto del martedì sera. Allora, questa riflessione su questa partita Genoa-Ternana, Genoa che ha assolutamente così confermato quello che è il suo valore, quella che è la sua quadratura di squadra solida, di squadra difficile, che commette errori soprattutto in fase difensiva e a centrocampo. Una Ternana che se l'è, diciamo, un po', se non fosse stato per quell'errore, diciamo, sul gol, avrebbe potuto sicuramente fare una partita un po' diversa. Certo, il primo tempo è stata un po' timida, questa è un po' la mia analisi, Fausto, e poi correggimi, un po' timida di fronte forse in soggezione, e perché è una squadra che giocava in uno stadio davvero incredibile, con un pubblico di 28.000 che facevano un tifo come se fossero di 40.000, capitai, con il Luigi Ferraris che è conformato in quella maniera, garantisce sicuramente un tifo, direi, importantissimo. Lo stesso Lucarelli l'ha sottolineato. Poi nel secondo tempo la Ternana, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, ha messo in grande difficoltà il Genoa, però ha avuto il coraggio di attaccare, ha avuto il coraggio anche di creare un paio di situazioni pericolose. Il mancato gol di Koulibaly, il mancato tiro, se vogliamo, efficace, lì c'è anche un po' da discutere se effettivamente ci sia stato il contatto con Sabelli, piede contro piede. Ci sono delle immagini non molto chiare che non ci aiutano, però insomma io ti chiedo cosa ne pensi di questa partita disputata dalla Ternana. Pareri discordi, c'è chi dice che sia stata una Ternana coraggiosa, chi invece un po' timorosa. Qual è il parere di Fausto Forgia? Ma c'erano delle difficoltà oggettive. Alcune le hai descritte tu,
lo stadio, e Luigi Ferraris, forse l'unico frutto buono di quella ristrutturazione pre-Italia 90, uno dei pochi stadi ristrutturati in quella situazione dedicati al calcio, e quando è pieno si fa sentire, sia che giochi il Genoa, sia che giochi la Doria, è un campo che soffia forte sulla squadra di casa. E il Genoa come squadra è un po' come la prendi male, mi viene da dire, perché se l'attacchi alto c'ha qualità in palleggio sia nei difensori che nei centrocampisti, quindi rischi che con tre passaggi da arrivare in porta. Se aspetti, sa anche fraseggiare con la difesa schierata, e soprattutto quando è in vantaggio sa anche un po' addormentare il gioco. Quindi è anche una scelta difficile da preparare, da fare per un allenatore. Personalmente mi aspettavo una Ternana con un atteggiamento un pochino più simile a quella che abbiamo visto a Palermo, che comunque possiamo dire che la squadra rosanero non è il Genoa, però era una trasferta difficile, con una squadra in forma e che applicava anche lo stesso sistema di gioco che ha applicato il Genoa. E così, però non è che io dico che quella sarebbe stata la scelta giusta. La mia preferenza sarebbe stata per una Ternana un pochino più protagonista nel gioco. Adesso non sappiamo se è stata una scelta totale oppure un atteggiamento a cui è stata costretta sul campo così dalla forza del Genoa, però nei primi minuti il Genoa, pur non facendo tantissime occasioni, ha gestito la palla, e possiamo dire in modo più ampio nel primo tempo, oltre al vantaggio, ha dato l'impressione di comandare la partita, anche se non è che ha fatto tantissime occasioni da gol. Dal punto di vista tattico, quello che ho visto nella Ternana non era una sistemazione 3-4-1-2 come è stata descritta in più testate, ma posso sbagliare, ma a me è sembrato che la Ternana giocasse 3-5-2 con un vertice, con il triangolo di centrocampo, con il vertice all'indietro, che era di Tacchio, e due mezzale, una a sinistra Palumbo e una più a destra Koulibaly. Una sistemazione uguale a quella del Genoa, però quando giocano due squadre con il centrocampo con il vertice indietro, che ne so, succede quando si gioca 4-3-3 contro 4-3-3, o comunque 3-5-2 come contro 3-5-2, comunque due sistemi col vertice basso del centrocampo, alla fine succede che, se sovrapponiamo le due situazioni, nessun centrocampista si accoppia, diciamo così, nella stessa porzione di campo. Nella fattispecie, Di Tacchio era in mezzo alle due mezze ali del Genoa, così come Badel era in mezzo alle due mezze ali della Ternana. Quando il Genoa attaccava era 3 contro 3, però spesso le due mezze ali del Genoa erano alle spalle delle nostre due mezze ali. E questa reciproca libertà è stata sfruttata ovviamente più dal Genoa, che aveva più il controllo della palla e poteva gestire la stessa partendo in quella zona di campo sempre da una distanza di qualche metro rispetto agli avversari di reparto, che comunque quando hai a che vedere con giocatori come Strootman, come Badel, come Sturaro, se riescono a fare il primo controllo comodo, poi difficilmente la danno a uno diverso da un compagno di squadra. Quindi su quei 3-4 metri ci hanno costruito il predominio nella gestione del pallone durante tutto il primo tempo, che non ha portato a grandi occasioni come numero, ma che è poi il risultato decisivo, quel tempo di gioco, anche e soprattutto sfruttando una disattenzione collettiva
della difesa della Ternana, che praticamente i 5-6 che erano lì nella situazione del gol di Badel, nessuno ha fatto la scelta giusta. Senti, vogliamo vedere quell'azione? Diciamo che ho fatto degli screenshot proprio per renderci conto, no? Attraverso uno che è un tecnico, quindi quelli che sono stati gli errori commessi in questa circostanza, appunto, che citavi. Perlomeno l'avevo messo, speriamo che non siano cancellati. Poi io partirei da questa, Fausto, da questa videata, no? Videata con il pallone che colpito di testa da Puskas, sta per raggiungere che è marcato da Cassata. Qui mi sembra che si possa già dire qualche cosa, Fausto. Però Ivano, se permetti, io vorrei partire da, diciamo, un fotogramma indietro, no? Non ce l'ho Perché però, il però movimento della Ternana è iniziato sul fallo laterale. E qualche attimo prima di questo che hai fermato tu, è iniziato lo spostamento dei giocatori dall'una all'altra parte. E il primo a spostarsi e a lasciare un vuoto che poi non è stato più colmato in quel settore difensivo della Ternana è stato Mantovani, che ha avuto un atteggiamento, diciamo, aggressivo a stringere verso il pallone quando il pallone stesso non era coperto. Quindi si trattava di una palla scoperta giocabile, anche nella maniera in cui poi è stata giocata, ossia mettere palla dentro. E quello spazio sul centro-sinistra della difesa rossoverde non è stato mai più occupato da nessuno. Allora, quando in una situazione del genere, magari o anche in un'altra situazione di gioco, esce il braccetto di sinistra o scorre il centrale difensivo verso il pallone, però il pallone stava di qua, quindi il centrale difensivo non poteva scorrere, oppure il mediano dalla stessa parte entra nella linea e quindi quello già sarebbe stato un modo per occupare quello Quello spazio che poi è stato decisivo. Al momento in cui hai fermato l'immagine, tu c'era spizzata di testa, non mi ricordo bene di chi, di Buscas. Puskas, che devia il pallone in diagonale verso il settore di destra difensivo della Ternana. Lì c'è Cassata. Allora, in questa azione si vede l'inizio di quello che sto per dire, però poi è continuata in un modo in cui un difensore non deve permettere di continuare. Perché? Allora, normalmente nell'ABC anche proprio dell'uno contro uno difensivo, se leggiamo dalla linea di porta in su, ci dovrebbe essere il difensore, poi il pallone e poi l'avversario che magari ti punta o sta entrando, tentando di entrare nel possesso del pallone. Quindi normalmente il difensore si deve frapporre fra l'attaccante e la porta. Cassata fa un po' il contrario, gira lui, diciamo, più verso la linea dell'area di rigore e lascia la parte verso la porta a Abs, che non la controlla immediatamente, però comunque la successione è Abs verso la porta e Cassata che si mette, ecco, qui già è passato dalla parte opposta rispetto a quella dove doveva passare, perché doveva tagliare facendo il percorso inverso. Quindi Abs non entra subito in contatto col pallone e la palla sembra avvicinarsi anche a Iannarilli, che forse in un momento poteva anche tentare un'uscita aggressiva, ma credo anche, non lo so, sicuramente non è che ha pensato in quel momento a quello che era successo all'andata. Un'uscita aggressiva nella partita d'andata ci è costato il calcio di rigore, no? Dopo la respinta, invece di stare in porta, andava a cercare di prendere la palla un pochino più con determinazione e Coda ha sfruttato la situazione. Quindi Iannarilli non esce, non sono sicuro che avrebbe potuto prenderla, però tra le ipotesi ci poteva stare anche l'uscita. Anche perché Fausto, poi l'obiettivo della telecamera schiaccia, quindi magari il pallone sembra più vicino di quello che realmente è. Io Sì, poi sarò uno. sta diagonale a uscire con il giocatore che si mette fra te il pallone, c'è anche il rischio che vai a combinare un calcio di rigore perché la palla non era comunque pulita da prendere.
A questo punto Abs crossa, cioè non a questo punto, ecco qui crossa, e allora ci sono due giocatori sullo specchio della porta, che il primo è Diakite e il secondo è Sorensen. Adesso qui per valutare bene l'atteggiamento corretto o meno dei difensori della Ternana, bisognerebbe risalire a quelle che sono le indicazioni del mister, perché su questo determinato tipo di pallone non c'è un atteggiamento standard che tutte le squadre seguono. Alcuni allenatori pretendono il mantenimento della linea e il tentativo comunque di andare a intercettare la palla, altri invece optano per prendere dei riferimenti e prendere le marcature delle persone mano a mano che arrivano vicino a te, comunque iniziando da quelle più vicine, nonché da quelle più pericolose. Se magari ci poteva stare Diakité, quindi non sappiamo quali sono le indicazioni e le cose che sono addestrati a fare, però comunque siamo ancora in superiorità numerica in quella zona, perché ci sono due dei nostri, e dietro ecco che arriva Badel. Badel è partito da una posizione più lontana dalla porta rispetto a quella di Tacchio, che qui non inquadrato fa un gesto come se avesse considerato l'azione finita oppure di difficile esecuzione, e per un attimo si volta quasi verso il centrocampo. Quello che occupa Badel è la postazione inizialmente lasciata libera da Mantovani, che poi non è stata più presa in considerazione. Quindi una catena di scelte a mio avviso non corrette, su alcune penso che sia così come sto dicendo, su altre come il posizionamento di Diakite e Sorensen a cercare di intercettare la palla piuttosto che marcare Badel, come dicevo bisogna risalire a quelle che sono le indicazioni. La superiorità numerica che si vede in questo fotogramma era inizialmente tale, perché comunque al momento in cui è partito il tutto la Ternana mi sembra avesse 5 giocatori in area contro i 4 del Genoa. Quindi una situazione veramente che ce l'abbiamo messa tutta per prendere gol. Io ho la descrizione di quello che è stato il primo gol della forma di carta. Io mi Ivano, sposterei un attimo sulla. Sì, dimmi. appena adesso no, perché comunque ti sento. Appena abbiamo un attimo di sosta, esco e rientro perché ti sento molto lontano. L'altra volta ho risolto uscendo e rientrando. Vabbè, allora andiamo in pubblicità e anzi faccio vedere un attimo una cosa che ci sta particolarmente a cuore, ovvero questa locandina. Perché questa locandina? Perché il centro coordinamento dell'Ana Club, insieme con l'associazione Sosteniamo Terni per Flavia, organizzano una cena per Flavia, questa bambina di 12 anni ternana, affetta da una malattia genetica che praticamente è molto rara, 40 casi nel mondo, di cui due proprio in Italia e uno a Terni. Bene, è stata organizzata questa cena naturalmente per questa ragazza, per questa bambina, per aiutare un po' quelli che sono gli sforzi, per aiutare quelle che sono le spese per la cura e per un progetto di ricerca che potrebbe alleviare quelle che sono quella che è la sofferenza di questa bambina. E diciamo che l'associazione Terni Sosteniamo Terni per Flavia ha già raccolto, mi sembra da un comunicato ufficiale che è uscito oggi, 50.000 euro, è una cifra sicuramente importante e quindi ancora una volta il cuore di Ternani è venuto davvero fuori, tante associazioni, ma anche tanti, tanti comuni cittadini. Ora, viene organizzata questa cena per il 22 di marzo, ci saranno i protagonisti della promozione di Claudio Tobia, ovvero ci sarà Eritreo, ci sarà Roberto Renzi e poi vado a mente, rischio magari di dimenticarmene qualcuno. Poi c'è Roberto Renzi, abbiamo detto, forse ci sarà Gianni Manico. Sozio perfetto e chi era poi l'altro? C'era un altro, adesso dimentico. E poi per quanto riguarda invece
i protagonisti della promozione della Ternana di Mimmo Toscano, ci sarà Secas, ci sarà Miglietta, Ambrosi e Diandà e forse anche Ferraro. Doveva esserci anche Sinigaglia, ma per sopravvenuti impegni non potrà esserci. Nel corso della serata, oltre a cenare insieme, quindi alla gioia di stare insieme, tutti insieme, uniti, proprio per questa causa, verranno proiettati dei filmati, ci saranno delle fotografie, insomma, una cosa un po' diversa per fare solidarietà. Mercoledì 22 marzo 23 alle ore 20. Per prenotarsi ci si può rivolgere al 349 782 4231. 348 581 94 36 380 20 17 810. 20 euro è la spesa per la cena, per essere a cena. E diciamo che oltre al centro coordinamento della Club e sosteniamo Terni per Flavia, c'è il contributo determinante dell'associazione Terni Colo Cuore, appunto presidente Paolo Tagliavento. Ci sarà questa serata organizzata anche in collaborazione con il Sogno di Rebecca. Quindi abbiamo una settimana di tempo, prenotatevi, passeremo una serata insieme. Ci sarà anche Luca Marchetti proprio per moderare un po' la serata. Bene, questo era, e allora, tornato Fausto. Fausto dicevo, vabbè, del primo tempo abbiamo parlato, no? Squadra un po' in soggezione, squadra che ha commesso questo errore, squadra che è quasi timida nel suo approccio alla partita. Nel secondo tempo un po' più coraggiosa, un po' più viva, un po' più, diciamo, briosa, che ha messo in difficoltà il Genoa, anche se il Genoa, insomma, ha rischiato in un paio di circostanze. Mi sentite, Ah, mi senti? Fausto? Sì, Sì, ti sento, ecco, no? un attimo l'hai ribloccato. La parte buona del secondo tempo è che rispetto comunque anche alle ultime partite abbiamo visto una Ternana viva anche dal punto di vista fisico, no? Quindi speriamo che ci sia stato anche un miglioramento da questo punto di vista. Approvo così la determinazione di Lucarelli a cercare di mettere insieme tutto quello che c'è stato di positivo in questa partita, e quindi abbiamo visto che la Ternana ci ha provato, non ha fatto grandissime occasioni, però rispetto al primo tempo ha provato ad andare a prendere più alto il Genoa, ha provato a cambiare sistema di gioco, e abbiamo visto anche quello che dicevamo prima, perché qualche volta quando la Ternana cercava di andare a prendere il Genoa più alto, il Genoa scappava via sul palleggio, no? E ha creato anche delle situazioni pericolose. Quindi l'aspetto positivo è questo. Personalmente apprezzo le squadre che il vigore agonistico lo mettono prima, non dopo che ti hanno bucato. E tante volte la Ternana è stata questo, e l'abbiamo visto anche nell'ultima trasferta a Palermo, che sì, non aveva il picco di difficoltà che aveva questa di Genova. Però comunque era una situazione sia a livello ambientale che di forza dell'avversario difficile. Non abbiamo tirato molto, c'è stata l'occasione di Koulibaly, e questo sappiamo è un po' un problema nelle ultime partite, però portare il Genoa all'ultimo minuto, insomma, comunque a stare lì a temere di pareggiare la partita, non porta punti, però se non altro, magari crea le basi per cercare questa riscossa che penso sia il momento di cercare con tutte le proprie forze, perché se vogliamo, Lucarelli, sì, è chiaro che cerca da buon allenatore qual è di costruire su quello che c'è di positivo, però questa trasferta di Genova a Luigi Ferraris contro il Genoa ci permette anche di tirare un po' una linea da Genoa a Genoa e vedere che la Ternana è passata dal primo all'undicesimo posto in coabitazione, che sono 7 partite che non vince,
La classifica non è preoccupante, però neanche, no, da sottovalutare, perché comunque è il momento di, come ho letto anche stamattina, no, nelle dichiarazioni, per preparare così la partita di Bari, di cercare una vittoria, un risultato, lì diceva con le buone o con le cattive, nel senso di agonistico del termine. Credo che sia l'ora di dare una sterzata, no, a questo campionato, che da quel momento in poi credo che la Ternana è la squadra che ha perso più posizioni in classifica. Senti, infatti ti chiedo una cosa, quanto è difficile per la Ternana di oggi giocare senza un attaccante di riferimento, che sia Favilli o che sia Donnarumma? Chiaro che cambia un po' il gioco se gioca l'uno o l'altro. Quanto è difficile per Partipiro e per Falletti giocare, diciamo, senza avere un punto di riferimento davanti? Ma Partipiro e Falletti, se ci ricordiamo, in Serie C erano l'attaccante di destra e il trequarti di una Ternana che comunque aveva un punto di riferimento centrale. Magari si adattano, che ne so, a fare la seconda punta entrambi, che però non è il loro ruolo ideale. Però tutte e due, giocando 3-5-2, 3-4-1-2, con il criterio di due prime punte, è una situazione che li mette veramente alla prova. Perché poi banalmente si potrebbe dire, vabbè, uno fa l'attaccante, no, e comunque il tuo mestiere è quello di segnare, ma non è così, perché cambia il campo. Se giochi come trequarti, come attaccante esterno, quasi sempre guardando la porta, cambia il campo rispetto a giocare spesso spalle alla porta, dove tutte e due perdono no, molta della loro efficacia. E il discorso, secondo me, a prescindere dal valore assoluto di Donnarumma, no, che comunque conosciamo, abbiamo apprezzato soprattutto l'anno scorso a Terni e in tanti anni di Serie B con decine, quasi centinaia di gol, neanche Donnarumma è la prima punta, no, su cui appoggiare il gioco. È un finalizzatore e lui stesso, a mio modesto parere, è un giocatore che gioca bene con una prima punta. Quindi, se dovessimo cercare le coppie ideali, sarebbero tutte costituite con Favilli e uno di questi tre vicino, perché la vera prima punta da Ternana attualmente è solo Favilli, che poi abbiamo visto l'utilità e le prestazioni di Favilli con quella mole, quel po' di fisico che ha, sono influenzati molto dalla condizione del calciatore, ovviamente. Impossibilitato per adesso entrare in campo, perché non è una questione di condizione, ma sta recuperando dall'infortunio. Quindi, dei quattro attaccanti nel roster della Ternana, quello un pochino specializzato nella ricezione della prima palla, che poi consente alla squadra di iniziare la manovra nel campo avversario, è solo Favilli, perché non manca, sì, manca il finalizzatore, ma manca quello che riceve bene la prima palla nella metà campo avversaria e anche in mezzo al traffico col difensore attaccato. Bene, e questa è sicuramente un handicap, sicuramente. Tanto Marco Rocchetti ci scrive: buonasera Ivano, buonasera Fausto, sempre un piacere sentirvi. Buonasera da Fabio Abbiamo Scacciafranco. Marco, Fabio. Carlo Zirini ci prova un po' con una domanda che io voglio dire, sono con lui, sono d'accordo con lui. Dice: spero che il mister porti avanti Diakite per dare forza al nostro attacco. Se avete fatto caso, il periodo migliore a Genova ha coinciso con lui esterno. Effettivamente nella prima parte del secondo tempo, quando Diakite attaccava tutto spiano, è lì che la Ternana ha creato più problemi al Genova. Fausto? Ah, Diakité ultimamente sta dando segnali di grandissimo progresso. Lui ha una cosa che fisicamente è straripante, quindi è l'unico o tra i pochi attualmente nella Ternana che riesce a fare degli strappi
in cui no, fa superiorità numerica, se non in dribbling, con quelle falcate con cui apre spazi a propria disposizione, a disposizione della squadra. Io credo che come braccetto di difesa a tre è un giocatore che già da adesso può ambire alla Serie A, ovviamente non nella Juve e nell'Inter, però comunque è già un giocatore che può giocare a quei livelli, perché in questo ruolo mi sta veramente sorprendendo. Poi è chiaro, quando c'hai passo, anche giochi esterno di una difesa a 4, esterno o fai il quinto, comunque quando spingi con quella veemenza crei delle situazioni favorevoli alla tua squadra e spacchi un po' l'equilibrio che l'avversario ha trovato. Quando gioca esterno viene fuori quello che attualmente è il suo unico limite, perché comunque nel fraseggio, nel passaggio, quando viene avanti per linee interne, raramente ormai fa quegli errori grossolani che faceva qualche tempo fa, mentre invece quando magari arriva sul fondo perde un po' la misura, i cross qualche volta non sono troppo precisi, però mi sembra veramente attualmente, anche con un certo distacco, il giocatore più in forma e quello che già ha colmato quel gap anche dal punto di vista fisico che magari esiste, no? Fra prestazioni comunque di alto livello in Serie B e le prestazioni assolute che vediamo nelle partite della massima serie, nelle partite internazionali. Senti, ma il quesito che ci poneva Zirini, no? Carlo Zirini, potrebbe essere attuato nel momento in cui, ad esempio, Capuano, diciamo, possa rientrare in campo, oppure giochi Bogdan, in modo di risistemare, se vogliamo, il terzetto o il quartetto difensivo, come era prima, magari con Mantovani a destra, Sorens, Capuano e Corrado a E sinistra. a fare il quinto E di Achisea a fare le punte. perché Cassata non me ne Ecco, c'è una voglia. domanda proprio, scusami, ne approfitto perché poi c'è proprio una sottolineatura di Andrea Pietrillo che dice: buonasera, cosa ne pensate dell'impiego di Cassata sulla fascia? A me non è piaciuto. Beh, non ha molto di quinto Cassata. Buon giocatore, grande talento, si dice, no? Che comunque si prospettavano anche magari palcoscenici diversi per lui, però ecco, un centrocampista centrale, mezzala, esterno ha difficoltà nel ritmo, ha difficoltà nel difendere, no? Perché comunque quando fai il quinto devi andare magari a lottare palloni sul secondo palo, come nel caso del gol che abbiamo preso. Mi sembra una forzatura, ma una forzatura che è stata fatta perché ci stanno una serie di infortuni da quella parte e in difesa, perché anche dei possibili altri quinti, Gringhelli è infortunato, Defendi è infortunato, in più Capuano è infortunato, quindi non essendoci altre soluzioni in difesa, Diakité non si può spostare lì. Però io credo anche che a questo punto, non lo so, la Ternana abbia bisogno anche di una scossa, di una lettura leggermente diversa. Tutto sommato anche la parte finale della gara, quando Lucarelli è tornato al suo antico amore, no? La squadra sembrava funzionare. Poi magari facciamo tanti discorsi tecnici, tattici, le situazioni di questo tipo si sbloccano solamente in una maniera, con una vittoria a prescindere da come viene. Quindi Certo. credo che ancora prima magari di tentare carte dal punto di vista tattico, quello su cui ha fatto leva Lucarelli sin dal primo giorno post Genoa, sia il tasto giusto, sia ritrovare una Ternana che lotta, che tra virgolette mena, nel senso, no, è presente a livello agonistico, cerca di imporsi caratterialmente sull'avversario piuttosto che magari mostrare quel lato timido che abbiamo visto e preoccupato, così che abbiamo visto in qualche frangente delle ultime partite, tranne la partita
di Palermo, che sembrava veramente aver aperto un discorso diverso rispetto all'ultima gestione Lucarelli e in fondo a tutta la gestione di Andrea Azzori. Senti Fausto, l'ho detto anche Lucarelli, quindi non diciamo nulla di, diciamo di nuovo, però effettivamente tanti errori di disimpegno, tanti errori nei passaggi, nelle transizioni, errori anche nelle giocate semplici, addirittura anche sui falli laterali, un paio di situazioni abbiamo restituito praticamente alla formazione avversaria. Insomma, questo è sicuramente anche un problema di testa, no? Ha perso le certezze, una squadra che deve ritrovare quelle certezze magari che le consentivano di giocare un po' con la mente sgombra, ma è difficile giocare con la mente sgombra, lo dicevi anche tu prima, se non riesci a conseguire un risultato positivo almeno. Sì, poi diciamo gli errori di misura, di giocata risultano ancora più evidenti quando davanti c'hai un avversario che non sbaglia quasi mai, no? Parlavamo dei centrocampisti, Badel, se non sbaglio, ha fatto la finale dei mondiali del 2018, Strootman non so quante partite ha giocato in Champions League, quante ne ha fatte ai campionati europei o mondiali adesso. Non so bene l'edizione a cui ho partecipato, però era un titolare della nazionale olandese, un titolare della Roma semifinalista in Champions. Quindi parliamo di livelli altissimi. E così a un certo punto ci siamo forse illusi, no? Perché anche magari prendiamo le trasmissioni nostre dopo la partita di Benevento, insomma, quelle 5 vittorie, pensavamo comunque di poterci inserire nei grandissimi discorsi, però vediamo che comunque per parlare solo di Serie A, come si comandava, no? Nei comandamenti scritti sulla pietra di questo campionato, abbiamo visto che ci vuole forse qualcosa in più rispetto a quello che era la Ternana, no? Per fare la voce grossissima come volevamo fare a un certo punto. Allora, c'è un messaggio, lo andiamo a leggere, di Gabriele Tabarrini, una cosa di cui ultimamente non si è parlato più. Statisticamente, anche se non ho dati alla mano, la Ternana all'inizio del 2022 ha reso più punti quando giocava solo uno tra Palumbo e Falletti, senza togliere nulla a nessuno dei due. Aspetta, rimuovo il video, altrimenti. Adesso quando giocava solo uno tra Palumbo e Falletti, senza una togliere nessuno dei due che sono imprescindibili bandiere, forse è stata la chiave che ora invece si è persa, probabilmente si riusciva a stare più coperti con un giocatore in alternativa a centrocampo più dinamico. Fausto, la tua risposta a questa considerazione di Giuliano, di Gabriele Tabarrini? Allora, Ivano, mi senti bene tu? Sì, Perché io ti sento male. benissimo, benissimo. Ok. E, vabbè, vado avanti. Quindi, sì, effettivamente, se ci ricordiamo quelle 5 vittorie consecutive che hanno perso, che hanno portato la Ternana al primo posto in classifica, furono figlie anche di una situazione d'emergenza in cui Lucarelli fu costretto a inventarsi il Palumbo come Artista. uno dei due trequartisti. Ivano, mi senti? Perché Sì, ti sento, Fausto. io Sì. ho la tua immagine fitta, però vado avanti, poi cerchiamo di Ah, no. sistemare. E dicevo, no, ci fu il Palumbo tre quarti con tre centrocampisti veri, una Ternana un po' abbottonata che comunque riuscì a fare quei 5 risultati di seguito. Diciamo, dopo quei 5, la sesta partita era il Genoa in casa, ci fu il rientro nei titolari di Falletti e secondo me quei 20 minuti, 30 minuti del primo tempo in cui la Ternana andò anche in vantaggio con il Genoa sono stati più belli e spettacolari della Ternana nell'intero campionato. E poi sappiamo com'è finita e da lì sono iniziati quelli ed altri tipi di problemi, perché il calcio poi non è solo tattica e tecnica, ma è anche situazioni, no? A cavallo di quelle partite ci furono le prime
esternazioni anche così di qualche procuratore, primi mugugni, primi segni di polemica, che poi un mattoncino sopra l'altro hanno creato un muro, probabilmente fra le diverse componenti sia tecniche che societarie. Quindi, per assurdo, sì, molto bene la Ternana con quel centrocampo lì. La Ternana più bella che ho visto io, ripeto, è quella mezz'ora con il Genoa, che poi, no, vedeva Il Valletti Palermo, partire. credo, no? Facciamo il Palermo in casa, no? Quel Non ti sento Palermo, no, bene. dicevo anche quel Palermo in casa. Col Palermo in casa, sì, quella serie di partite che abbiamo vinto. Poi, come spesso succede, ti cambiano le cose in mano nella situazione, diciamo, mettiamoci nei panni del mister, e non sai neanche perché, magari sospetti tante cose, però insomma una spiegazione chiara non riesci a dartela, e poi magari finisce anche che ti sollevano dall'incarico. Quindi non è solo una questione tattica, però effettivamente, a prescindere, come diceva il nostro amico, dal valore singolo di Falletti Palumbo, in quella situazione funzionò la Ternana un pochino più operaia, no? Con una mezzala portata in situazione di tre quarti, un centrocampo più folto, no? E con Lucarelli che diceva: sì, abbiamo vinto cinque partite, però possiamo anche giocare meglio, però no, in quella situazione non ha fatto in tempo a dimostrarcelo, perché poi l'involuzione cominciò subito da Bari. Così per cominciare a parlare anche di questa, di partita che dovremmo affrontare, che fu la squadra che in assoluto ci ha dominato il lungo e il largo. Forse l'unica squadra che ha messo sotto la Ternana in questo campionato a quei È livelli, stata perché la partita di Bari è finita 0-0, ma la Ternana fu soffocata veramente dalla pressione del Bari. Senti, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo insieme. Nuova classe A. Evoluzione quotidiana. Oggi anche con nuovi motori ibridi. Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni. Allora, torniamo insieme, sempre con Fausto Forgia per il focus su Genoa Ternana. Prima volevo dire una cosa, che domani ci sarà la conferenza stampa, domani mattina alle 12:30 di mister Lucarelli. E a proposito di Lucarelli, sentiamo un attimo che ha detto in conferenza stampa Lucarelli. Sono due clip brevissimi, poi avremo modo anche di commentarlo, ci dà la possibilità di ulteriori spunti per commentare questa partita fra Genoa e Ternana. Ma noi siamo stati pericolosi anche il primo tempo con quella giocata di Partipilo che ha sfilato il palo e quel tiro dal limite dell'area sulla respinta del corner di Ditacchio. Poi abbiamo vanificato per errori tecnici tutta una serie di potenziali situazioni di ripartenza che potevano sicuramente farci creare qualcosa di interessante. Quindi il primo tempo abbiamo sofferto il palleggio del Genoa, ma come lo soffrono tutti. Come ho detto in prepartita, il 60-70% di media di ogni partita del Genoa, il pallino del gioco, il possesso palla è sempre appannaggio del Genoa. Credo, vedendo i numeri delle altre squadre che sono venute qua, probabilmente abbiamo creato più noi oggi da soli che tutte le altre squadre delle ultime 8 partite che ha fatto Gilardino qui al Genoa. Quindi questo è sicuramente un dato importante. La vera differenza è stata lo stadio, il pubblico, ha vinto questa gara.
e per il resto credo che la Ternana abbia giocato alla pari, che se avesse, diciamo, Genova vincendo non ruba niente, ma se anche la Ternana avesse pareggiato e avesse portato via un punto non avrebbe rubato niente. Quindi ce la siamo giocati con una squadra forte che sapevamo essere forte nei calciatori di questa rosa. Qui giocano in 13 perché il pubblico non è il 12esimo in campo, ma qui è il 13esimo. Bisogna essere a volte, secondo me, anche corretti nel dire, riconoscere quando un avversario è più forte, e Genova ha dimostrato essere una grande squadra. Poi che noi ce la siamo giocata alla pari, come ho detto, se avessimo portato via un punto non credo che la questura di Genova ci avrebbe convocato per rapina e furto. Io penso che questo vuol dire che la Ternana per me ha fatto una grande partita, considerando anche il coefficiente di difficoltà di incontrare una squadra e un pubblico in questa maniera. Oggi la squadra ha dato un'altra dimostrazione che dal punto di vista fisico sta bene, perché se no non vieni qui in questa bolgia a fare il secondo tempo come l'abbiamo fatto, con una squadra che oltretutto era, diciamo, quasi al completo e ha dei cambi che onestamente, insomma, forse sono più forti di quelli che giocano. E queste erano le considerazioni di Lucarelli. Vuoi aggiungere qualcosa, Fausto? Una visione onesta. Ha detto tutte cose giuste. Però ecco, a questi livelli non la vince il pubblico non gioca, anche se giochi contro 100.000 persone. Ecco, l'unica cosa mi sento di dire questo. Poi è ovvio che la tifoseria che è di più sulla squadra, anche, che so, anche a Bari vanno in 50.000, però probabilmente rendono più i 30.000 di Genova per la conformazione dello stadio. Certo. Allora, adesso si è bloccato Fausto, eh? Io vedo che ultimamente i collegamenti così blasonata e contro una tifoseria così rumorosa, se c'hai la tigna giusta è una cosa che ti carica ancora di più, no? Perché poi lo stadio non è che ha influenzato sulle decisioni arbitrali, no? Che ha condizionato qualcosa. In campo alla fine devi mettere la cuffia e giocare. Senti Fausto, io non volevo far, però magari un passaggio ce lo facciamo il tuo giudizio sul gol mancato da Koulibaly. A tuo avviso c'è un possibile contatto con il giocatore del Genova? A tuo avviso, io vorrei farlo vedere prima magari di commentarlo, perché a me sembra che ne hanno parlato molti, però mi sembra che le immagini, insomma, siano abbastanza eloquenti da questo punto di vista. Però prima devo cancellare qualche cosa, altrimenti non me lo fa vedere naturalmente. Vediamo, adesso dovremmo esserci. Ecco qua, questo è Koulibaly che sta per calciare. Siamo ormai, la partita è andata, però diciamo subito, l'abbiamo detto anche ieri sera, insomma, che non vogliamo creare alibi, anche perché Camplone, contrariamente a quelle che erano previsioni, ha arbitrato anche abbastanza bene, ad eccezione della ammonizione di Partipilo. E un po' un dubbio su questo. Sta di fatto comunque che Koulibaly non ha protestato, ha accennato una protesta, mi è sembrato di tacchio, per il resto nulla di niente. Da queste immagini si potrebbe dire che potrebbe esserci un contatto con il piede destro e il piede sinistro praticamente di Koulibaly. Tu che ne dici, Fausto? Ma di base direi che se ci fischiano contro un rigore così magari ci arrabbiamo un po'. Poi
non ho la certezza, però sembra che comunque il contatto fra il piede destro e il piede sinistro ci sia, però più che un fallo è un'azione di disturbo, perché mettendo il piede destro lì praticamente Koulibaly non riesce a coordinarsi in modo da poter tirare dentro la porta, perché per tirare fa un movimento, una torsione anche un po' innaturale, e quando ha finito la torsione tira di piatto e dritto per dritto gli va abbastanza fuori. Non riesce Intanto a completare la torsione. sì, non riesce a coordinarsi per tenere il tiro più dentro. Diciamo che se l'ha fatto con criterio di creare un disturbo senza fare rigore, complimenti a Sabelli. Se invece è entrato, ha preso il piede, magari con una lente di ingrandimento molto potente, si poteva dare il rigore, però penso che se ce lo fischiano contro un rigore così ci arrabbiamo un po'. Vabbè, questo era un po' tanto per far vedere un momentino quelli che potevano essere così la situazione. Però certo, mi sembra giocatore come Koulibaly, voglio dire, non sarà il massimo della tecnica, giocatore sicuramente apprezzabile, però ma com'è possibile che possa sbagliare un gol, diciamo così, o quantomeno non. Il disturbo nell'esecuzione del gesto tecnico c'è stato sicuramente. Quello è il motivo per cui da lì l'ha tirata fuori, perché Koulibaly, anche se non è Pogba, penso che una palla da lì senza troppo disturbo è possibile che la metta, se non altro, nello specchio della porta. Quindi Certo. il disturbo c'è stato sicuramente. Anche perché vedi adesso, solo adesso, solo sulla sesta frame, si vede che il pallone esce praticamente dalle sagome. Era coperto prima dalla sagoma di Koulibaly e di Sabelli. Quindi il pallone era da poco praticamente stato calciato da Koulibaly. E vedete. Sicuramente Sabelli non ha sfiorato il pallone. Vabbè, Questo è uno dei ormai è andata, ormmai è temi andata, di però conversazione. peccato che non ci sia un'inquadratura come si deve, purtroppo, in questa circostanza. Dunque, Zirini, sempre caro Zirini, che saluto. Abbiamo un altro problema, è giusto provare a recuperare Falletti, ma se ci vuole troppo tempo sarà il caso di fare altro. So che, insomma, Falletti soffre di questa situazione, tra altre cose. Oggi facciamo un pizzico di aggiornamento su quello che è stato l'allenamento di oggi. Era a vederlo appunto. Non c'era Falletti, come martedì scorso praticamente ha fatto un lavoro personalizzato insieme a Diakite, insieme, scusate, a Defendi e insieme a Ghiringhieri comunque, che ha corso intorno praticamente al cerchio di centrocampo delle Liberati. Invece sulla Taddei si è allenata la prima squadra, il gruppo quello sano, quello che insomma è in condizione. C'era anche Capuano, c'era anche Favilli, però mentre Capuano ha effettuato la parte atletica, ma anche la parte diciamo tecnica con tanto di pallone e partitella finale, Favilli ha svolto solo il lavoro atletico. E poi ha lavorato a parte in un angolo della Taddei insieme a Ndir e ad Onesti. E Capuano invece ha giocato tutta la partitella praticamente che si è giocata a metà campo e oltre ad aver partecipato alle esercitazioni. Da segnalare che verso la fine dell'allenamento c'è stato un contatto fra Partipilo e un compagno di squadra che non. All'altezza praticamente della coscia destra di Partipilo, e per lì insomma un po' di spray da parte del massaggiatore, da parte della dottoressa Favoriti. Partipilo ha continuato praticamente a giocare per una decina di minuti, poi ha abbandonato il terreno di gioco, zoppicando probabilmente una ginocchiata, credo, sul muscolo diciamo esterno della coscia. Quindi ha abbandonato l'allenamento, speriamo che non sia nulla di grave, perché
Partipilo e che possa, voglio dire, recuperare per domenica. Io penso che non sia così grave, anche perché il notiziario della Ternana me lo riporta, quindi dovrebbe essere una cosa di poco conto, però per dovere di informazioni sicuramente la diamo questa quest'altra situazione. Fausto, quanto ti preoccupa questa situazione della Ternana che non vince, che non segna, diciamo, soprattutto in trasferta da Illo Tempore? Una Ternana ora è a 6 punti dai playoff, ma è a 5 punti dai playout. Quanto ti preoccupa? Sì. Poi alla vigilia di una partita contro una squadra che ha vinto 8-9 partite fuori casa e che insieme al Genoa probabilmente è la squadra più in forma. Preoccupa. Meno male che gli mancheranno Di Cesare e Maiello, oltre a Faloruccio. Di Cesare e Maiello squalificati, Faloruccio infortunato. Sì, però anche nel mercato invernale. Non ha migliorato troppo la qualità, diciamo, degli 11, però ha aggiunto soluzioni, no? Soprattutto in attacco con Esposito, però anche Benali, adesso non so se sarà a disposizione, diciamo che manca Maiello, potrebbe essere anche un sostituto, quindi ha cercato anche il Bari di completare un po' la rosa, cosa che non ha fatto la Ternana. E poi sfortune su sfortune, si sono accavallate tante cose a cavallo del mercato invernale, Purtroppo sì, purtroppo la finanza da Unicusano, l'obiettivo che poi, diciamo, la prima parte dell'obiettivo era sfoltire la rosa, però quando è stato completato il primo obiettivo e si doveva passare a prendere qualcuno, è arrivato il blocco dei conti correnti, no? Con tutta la situazione che conosciamo, quindi era della Ternana, non è che però sarebbe stato anche abbastanza utile in questa fase. dovrebbe obiettare perché i sequestri, però parliamo l'ultima volta perché diciamo il sequestro dei conti il 20 che mi avete dato con più celerità per i primi giorni di mercato. Questo magari si potrebbe considerare, però Però appunto tutte le squadre più o meno dalla Serie A, Serie B. Non prossimi so, giorni. ma credo anche in Serie C aspettano, forse anche sbagliando, gli ultimi giorni di mercato, anche perché magari ci stanno i saldi negli ultimi giorni, no? I primi giorni magari le quotazioni sono un pochino diverse. Risparmiare 200, certo. Succede questo anche nel mercato estivo, figuriamoci in In quelli quello invernale. Però ecco, sostanzialmente poi si sono aggiunti infortuni. Che ne so, cessione di Celli prima di decidere di passare alla difesa a 3, no, anche lì il tempismo così non è stato il massimo. Però quindi adesso la Ternana indubbiamente non ha le tantissime soluzioni che dicevamo all'inizio del campionato. È passata da una situazione di tanti galli nello stesso pollaio a cantare a una situazione opposta, che è quella di una carenza di scelte quando si accavallano due o tre infortuni. Senti Fausto, tornando diciamo un po' alla partita di... Anzi, prima no, come la faresti giocare tu questa squadra? Come Parli giocheresti? del sistema, Sì. ti devo dire sinceramente non lo so perché, cioè, a prescindere il sistema attuale, quello del 3-4-1-2, 3-5-2, rientra ovviamente. Parliamo di situazioni opposte, però parliamo di preferenza, no? Ognuno magari di noi preferisce, cioè, le mie squadre, i miei ragazzi giocano anche con questo sistema di gioco. Quindi, se mi dici qual è il tuo preferito, potrei dire quello che la Ternana svolge attualmente come sistema di gioco. Però, quello che ho detto prima, che in alcune situazioni, anche a prescindere dalle proprie preferenze o idee, a volte vale anche un po' muovere le acque, no? Nel senso che
Quando arriva l'allenatore nuovo, cambio di gestione, cambio di sistema, magari c'è una scossa, però lo può fare anche l'allenatore in funzione, cioè cambiare qualcosina. Però allo stesso tempo, cioè, la domanda come la faresti giocare è molto legata ai giocatori che hai a disposizione. Ultimamente le scelte di Lucarelli, ma anche di Andreazzoli, sono state un po' obbligate, no? Che abbiamo detto più volte presentando le partite, incognita, non sappiamo se la Ternana riuscirà a giocare con la difesa a tre, perché non si sa se abbiamo tre difensori, non sappiamo se giocherà con la difesa a quattro. Il problema non sappiamo se la Ternana giocherà col centravanti, non ce lo possiamo neanche porre perché attualmente il centravanti la Ternana non ce l'ha. Quindi è una domanda che adesso penso che l'allenatore sia chiamato a fare il menù con gli ingredienti che ha a disposizione. Verso il giovedì, venerdì fa la conta di quelli disponibili e decide il più o meno. E tra le su come le faresti giocare, ovviamente c'è anche la variabile dell'avversaria da affrontare. In questo caso il Bari comunque porrà sicuramente Lucarelli di fronte, no, a dei problemi da risolvere, perché comunque è una squadra che non a livello del Genoa, no? Perché del Genoa abbiamo detto sa giocare in tanti modi, sa affrontare tante partite, nel senso di sa adeguarsi, no, all'avversario, ma sa creare pericoli anche in tante maniere. Anche il Bari in maniera un po' differente, però è una squadra che sa attaccare lo spazio magari con una palla diretta, però sa anche palleggiare, quindi c'ha padronanza. Attua lo stesso sistema di gioco da 2 anni con lo stesso allenatore, molti degli elementi sono gli stessi, quindi sicuramente è una squadra che non verrà a Terni a improvvisare, ma ha uno spartito ben chiaro, arricchito quest'anno da individualità, no? Che magari hanno trovato la stagione del secolo, che ne so come che dire, oppure giocatori che comunque conosciamo, ma anche i meno famosi. Per esempio a me del Bari piace tanto Maita, no? Che ha giocato tante partite in Serie C, però un giocatore che fosse un allenatore di Serie B mi piacerebbe avere nella mia squadra, no? Perché unisce qualità, quantità, e non è famoso come Strootman, come Bale. Quindi è una squadra che veramente porrà Lucarelli di fronte, insomma, a scelte da effettuare su come affrontarla. Però penso che il nostro amato mister si sia già pronunciato, no? Nel senso che vuole vedere carattere, una squadra che vuole strappare questa vittoria anche con armi diverse dal fioretto, al cospetto di una squadra che i fatti e la classifica ci dicono che è superiore. Allora, ci fermiamo per l'ultima volta e poi andiamo verso la conclusione, magari con un altro paio di domande. Allora, andiamo in pubblicità.
Pausa, torniamo insieme proprio per chiudere il discorso sulla Bari, poi tu ci tornerai con la solita rubrica Certo, sì. molto seguita, tra le altre cose, in cui sveli un po' i segreti di come gioca la squadra avversaria della Ternana. E allora vorrei chiederti, a tuo avviso, qual è il reparto più pericoloso per il Bari? Cioè, da temere più l'assetto di squadra oppure un reparto in particolar modo? Ah, il Bari gioca molto di squadra, quindi è una squadra compatta. Credo che la problematica principale, sì, ovviamente il valore degli attaccanti, Chedira, Antenucci, Esposito, ok, però lì comunque li devi marcare, è roba del difensore, diciamo. Il ragionamento, magari a cui anche alludevo prima, principale, bisogna farlo su questo rombo di centrocampo, perché poi la Ternana dovrà scegliere se giocare con il vertice indietro a centrocampo. Non lo so, perché ci possono stare tante cose, anche un ritorno magari alla difesa a 4, non le sappiamo, no? E non è che ci viene a dire a noi di martedì le idee, le sue idee, Lucarelli. Però da quando la Ternana ha scelto questo centrocampo piatto, che a Genova secondo me non c'è stato perché era col vertice indietro, qualche volta i tre quarti avversari ci hanno fatto un po' male. Quindi il primo ragionamento è se comunque la Ternana non giocherà col rombo, è quale vertice lasciare un po' più scoperto, se il palleggiatore o se i tre quarti. Quindi intorno a questo poi seguirà tutto il discorso a livello tattico. Poi ecco, Lucarelli presentò all'andata il Bari, no, come una squadra molto verticale che fraseggia poco. Poi però nella partita del San Nicola ci ha messo in difficoltà anche con una gestione continua della palla, no? Non solo verticalità e resistenza. Quindi quello che mi sorprende un po' è anche la linea difensiva, che più o meno è composta da tutti i calciatori che erano, forse tranne uno, ne nella squadra che ha vinto la Serie C, no? Che comunque sta avendo un buon livello di gioco e comunque di impenetrabilità, no? Anche lo stesso Di Cesare. Sono tanti anni che diciamo, ma forse a fine carriera, però degli ultimi 4-5 campionati questo è il migliore che ha fatto. Quindi ecco, una squadra prevista per alcuni versi, ma sorprendente per molti altri, e al momento in cui si sono trovati lì hanno investito qualche altra liretta per cercare così di lottare anche per la Serie A diretta, come stanno facendo, anche se credo che dietro al Genova non sarà Non sarà una cosa facile. difficile. No, volevo dirti, l'assenza di Maiello non è di secondaria importanza, a mio avviso. No, però credo che Forse abbiano giocherà Maida? Mai, forse. Maica, poi hanno i quattro centrocampisti del Bari. Adesso io, per quella rubrica che dicevi tu, ho le ultime due partite del Bari, no? Da guardare. Però quello che mi ricordo anche rispetto alla presentazione della partita d'andata, i centrocampisti hanno anche la capacità di interpretare più di un ruolo, quindi all'interno di questo rombo di centrocampo a volte vengono così, ci cioè vengono messe le pezze rispetto a delle assenze, anche con una rotazione degli interpreti. Con noi giocò Botta, no? Trequartista, quindi le soluzioni ce l'hanno. Benali non ha fatto sfracelli, però è sempre comunque un giocatore in grado magari di non far rimpiangere Maiello, che può giocare tre quarti, ma può giocare anche mezzala, quindi le soluzioni Ciao. non gli mancano. Direi protagonista fino a questo punto anche e soprattutto l'allenatore, perché comunque, no? Stiamo nominando tanti calciatori, anche lo stesso Maiello è un po' che è Maiello, no? E
e si sta riproponendo, no, con una nuova gioventù, mi sembra, no? Perché sono tanti anni che frequenta questa categoria, quindi è stato in grado anche di così prendere il massimo dalle risorse che aveva a disposizione. Bene, Fausto, prima di chiudere ricordiamo insomma di questa serata il cui incasso, questa cena di beneficenza, cena per Flavia, bambina ternana affetta da una malattia molto genetica, molto diciamo invalidante, una rarissima malattia genetica, e ci sono una serie di incontri, te per la precisione, dal titolo Voglia di vincere, il primo incontro con coloro che sono stati i protagonisti della vittoria del campionato della squadra di Dobbiano 88-89 e di quella squadra di Mimmo Toscano 2011-2012. Naturalmente si parlerà con loro, ci saranno dei filmati con Marco Barcarotti che li proporrà, filmati, fotografie, insomma, per stare insieme, per fare della sana beneficenza, appunto. Per la piccola Flavia. Il costo per partecipare alla cena è di 20 euro. La prenotazione, lo ricordo, il 349-782-4231, 348-58-19-436, 380-20-17-8-10. Poi, naturalmente, questi numeri di telefono e la locandina la troverete forse leggermente modificata, anzi, credo che l'abbiamo già. Ce l'hanno data già modificata, per cui magari più tardi riusciremo a metterla anche sugli articoli di Ternana Time. Vi ricordo che per quanto riguarda la squadra di Mimmo Toscano ci saranno Segas, Miglietta, Ambrosi, Diandà e forse anche Ferraro. Per quanto riguarda invece la formazione di Claudio Tobia, Renzi, Forte, Cocco, Eritreo, Perfetto e forse anche Sciannimanico. Dobbiamo avere praticamente la conferma di Lello Sciannimanico. Sarebbe davvero, Che emozione, Ivano, ascoltare questi nomi. No, come dici? Ti emozioni? Ivano, è una grande emozione ascoltare questi nomi, sia quelli di Cesena che quelli di Toscano, così forse non me ne voglia nessuno, quella squadra di Cesena sarà per il fatto che erano 20 anni che non vincevamo neanche a Briscola, no? Perché così, e poi in quel modo, per chi c'era a Cesena, per chi ti ascoltava la radio, La partita è stata bruttina, se dovessimo ricordare quella partita. ripeto, sia per quelli che stavamo lì che quelli che hanno ascoltato la tua radiocronaca, penso sia stata un'emozione, no? Incredibile, un'emozione che non si viveva da tantissimi anni a Terni, perché dopo la Serie A penso che è stato il primo campionato che abbiamo vinto dopo un paio di fallimenti, ne abbiamo visti un Sai, po' tutti. E ti devo anche confessare una cosa. Toscano, anche la squadra di Toscano veniva a interrompere un po' quel ciclo anche di contestazioni, no? Verso la società, quindi anche quella è stata comunque una rinascita, però tutte e due le squadre caratterizzate veramente da gente con attributi che andavano al di là dei valori tecnici o comunque necessari per vincere i campionati a qualsiasi livello. Però ecco, squadre di lottatori entrambe. Oh, ti devo confessare una cosa, alla faccia, forse sarà un po' polemico qui, alla faccia di chi ha cancellato quel master con i rigori di Toscana, di Cesena, con la mia radiocronaca sulle immagini di Tonino Solvini e di Moreno Ascione. Un delitto, quello è stato un Sì, delitto, però quello. fortunatamente ho rimediato una bella copia. E quindi verrà proiettata perché devo dire che io solitamente non mi riascolto mai perché mi dà anche un po' non dico fastidio, mi sembra di essere così. Vabbè, però quella parte di Radio Cronaca me la ascolto perché insomma è stato emozionante perché mi fa rivivere un po' Giovane,
Il giovane Leone, ce lo ricordiamo tutti, lo ringraziamo ancora per E quindi l'emozione vabbè, infantile. sarà sicuramente una bella serata. Speriamo che ce Quindi ne faccia vivere altri in questo nuovo ruolo, però insomma, vabbè, vediamo. una soddisfazione ce l'ha data però. Voglia. Grande soddisfazione, non ce ne voglia. Va bene, Fausto, io ti ringrazio per essere stato anche questo martedì a nostra disposizione. Grazie per la tua disponibilità, per la tua cortesia, per la tua professionalità, nonché competenza calcistica. Grazie, buonanotte Fausto. Noi concludiamo qui, amici, e ci risentiamo. Vabbè, vi diamo appuntamento per gli articoli, naturalmente quelli giornalieri su Terna Time, penso fra giovedì e venerdì sarà anche la rubrica di Fausto che presenterà il Bari con le ultime novità e poi tutti gli altri articoli, tra altre cose oggi. È stata una pietra miliare, se vogliamo, per quanto riguarda. C'è stato un convegno in Lega ed è stato ribadito la validità del progetto Stadio Clinica in osservanza di quella che è la legge degli stadi, e quindi è riconosciuto da una società importante. Appunto la giustezza interpretativa della legge da parte dell'Atenas Calcio, e questo è stato sicuramente un successo perché apre l'orizzonte affinché altre società possano praticamente attuare questo progetto nel caso in cui lo volessero. Insomma, è nei limiti della legge. Ora speriamo che anche questa situazione possa essere foriera di chiarimenti positivi in favore della Ternana per questo progetto che Stefano Bandecchi vuol realizzare, e chiaramente sarebbe opportuno, perché altrimenti davvero il Liberati lo vedremo sempre più in decadenza. Oggi stavo guardando mentre aspettavo i giocatori che entrassero sul terreno del Taddei, del Giorgio Taddei. Vedevo tutte queste magagne che presenta attualmente il Liberati. Va bene, grazie Fausto, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti voi e ci sentiamo prossimamente. Nuova classe A. Evoluzione quotidiana. Oggi anche con nuovi motori ibridi.